Qualche giorno fa è andata in scena quella che è stata l'assemblea degli azionisti in casa Juventus. Si sono sollevate delle opinioni e soprattutto delle contestazioni importanti, soprattutto da parte degli azionisti, coloro che effettivamente nel contesto Juve, nel progetto Juve, ci mettono il denaro, ci mettono i soldi, quelli che hanno forse ancora più interesse. Attenzione perché sono venute fuori delle robe particolarmente interessanti. Voglio analizzarle qui con voi su FCM New Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante, prima cosa, in maniera gratuita, perché non vi costa un centesimo seguire tutti i nostri contenuti che sono giornalieri, che sono costanti. Ogni giorno troverete costanti aggiornamenti, troverete 3-4 video al giorno per aggiornarvi su tutte le notizie della Juventus. E tutto questo non vi costa letteralmente nulla. In un mondo dell'intrattenimento che vi chiede costanti aggiornamenti economici, settimanali, mensili, annuali e giornalieri, qui non c'è niente da pagare. Quindi se vi va nella massima libertà, perché nessuno vi costringe a seguirci, se vi va, seguiteci. Noi saremo qui a registrare questo vostro interesse, qualora dovesse essere corrisposto. Andiamo alla notizia, perché c'è stato il classico appuntamento degli azionisti, un appuntamento, quello sempre fissato a novembre, che come sapete, vi abbiamo raccontato, ha fatto registrare un rosso di 199 milioni di euro, però è chiaro che la Juventus si trova di fronte a un periodo in cui sta rinascendo, quindi ci poteva stare. Sono stati toccati però alcuni temi da parte degli stessi azionisti. Gli interventi degli azionisti hanno fatto, non dico scalpore, ma quasi, e volevo proprio parlarne con voi perché sono state toccate delle tematiche interessanti, perché quando c'è questa assemblea di azionisti è il momento in cui gli azionisti hanno la possibilità di intervenire chiaramente e poter evidentemente far sentire la propria voce. Per cui ci sono stati alcuni interventi particolarmente interessanti e ne analizziamo tutti insieme perché ce ne sono stati molto molto interessanti. Partiamo dal primo. Il primo è stato uno dei più interessanti e voglio sapere cosa ne pensate voi. Il riferimento a un piccolo azionista che avrebbe detto a Scanavino, a Ferrero: voi siete convinti che la Marotta League sia un campionato regolare? Beh, questa roba qua, francamente vi dico la verità, mi ha fatto molto sorridere ma anche molto riflettere, perché se tra gli azionisti c'è anche uno che abbia soltanto semplicemente il coraggio di alzare la mano e dire una roba del genere in un contesto del genere, francamente mi sembra troppo. Nel senso che sì, per carità, l'anno precedente, l'anno scorso abbiamo visto in casa Juve malcontenti anche per alcune situazioni generali dell'Inter, però l'Inter, diciamoci la verità, se vince non è perché c'è la Marotta League, perché la Marotta League non esiste. Ci sono stati dei casi l'anno scorso in cui ci sono state delle situazioni particolarmente complicate e voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci sono state delle situazioni in cui secondo l'Inter qualche favorino l'ho avuto, ma non perché c'è dietro la Marotta League, almeno secondo me, poi voglio sapere cosa ne pensate voi. Però già che sia uscito fuori questa tematica mi fa particolarmente sorridere. L'altra riflessione è ancora più interessante, questa volta l'ha portata avanti l'azionista Salvatore Cozzolino che ha detto: con 180 milioni di follower, perché la Juventus si è, diciamo, in qualche modo ha cercato di sollevare il proprio entusiasmo attraverso il fatto che la Juventus ha 180 milioni di follower, quindi siamo molto seguiti. E allora l'azionista Salvatore Cozzolino ha alzato la mano, ha detto: ah, scusate, sì, abbiamo con 180 milioni di follower, però non abbiamo uno sponsor di maglia. Perché noi abbiamo la reputazione di una società che non difende il proprio marchio mai. Questo è un attacco pesantissimo, ma andiamo avanti. Sia dal punto di vista sportivo che da quello giudiziario. O i 180 milioni di follower sono fantasmi, oppure il nostro brand vale così così. Spiegateci perché non riusciamo a trovarlo. E questa è una considerazione molto interessante. Secondo me è molto più interessante di quello della Marotta League, lasciatemelo dire. Perché questo è vero. Perché ancora la Juventus non ha trovato uno sponsor? Perché soprattutto la cosa più interessante è: abbiamo ormai la reputazione della società che non difende il proprio marchio sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista giudiziario. Ed è profondamente vero, perché la percezione che la Juventus ha, o meglio la percezione che dai al tifoso medio e magari in questo caso anche all'azionista che ci mette il dinero, quindi ha ancora più interesse, è di una società che molto spesso, quando forse c'è da uscire un po' il carattere non in campo,
ma fuori dal campo, dove a volte serve tanto quanto il campo, sia da un punto di vista giudiziario, ma anche da un punto di vista comunicativo. Per qualcosa manca. Evidentemente questa roba un po' manca, l'abbiamo visto nel caso Plusvalenza, l'abbiamo visto in passato nel caso Calciopoli, l'abbiamo visto nel caso Manovra Stipendi, l'abbiamo visto da un punto di vista comunicativo, quando tutti i giornali erano lì ad assaltare la Juventus con intercettazioni prese dalle robe più strane del mondo, la Juventus ha come la percezione che si sia difesa poco. E da questo punto di vista sono d'accordo e anche qui vi chiedo, qui sotto nei commenti, ditemi la vostra su cosa ne pensate. Altro interessante intervento è arrivato un azionista che ha parlato del discorso next gen, del fatto che non stanno tra l'altro particolarmente bene. Ha detto: mi raccomando, tenete d'occhio la Superlega, c'è una sentenza che dice che si può fare e i dirigenti e gli altri club sono già pronti a saltare sul carro. Se non ci fossimo noi diventerebbe il carro più importante per i media, ha aggiunto. Altra frecciata, come dire, guardate che, cioè, anche gli azionisti si sono resi conto che i media non fanno altro che cavalcare l'onda contro la Juventus. Questo, ripeto, gli azionisti che da un certo punto di vista hanno un peso specifico all'interno del club. Lo capiscono, lo sanno e stanno cominciando a capirlo. Ecco, molti non hanno neanche accettato di buon grado l'intervento del presidente Ferrero, che ha cercato di spiegare cos'è la Juventus. Allora, l'azionista Andrea Danubi ha detto: dobbiamo trovare un vulnus bianconero che manca da tempo e che non è rappresentato dall'attuale proprietario e dai dirigenti. L'identità di un club va mantenuta degli anni e disperderla è un delitto, come un delitto è non difenderla da attacchi di ex calciatori o media. Ancora una volta, attacco diretto alla società che si difende poco, non in quanto società, ma in quanto rappresentante di un popolo, quello bianconero. E il riferimento a ex calciatori e media è evidente. Giornali, prima di tutto, ex calciatori. Parla degli Adani, dei Cassano di turno. Qui ancor di più si sente l'esigenza di una società, o meglio, viene richiesta a gran voce l'intervento di una società che difende poco i propri tifosi. Altro intervento molto importante dell'azionista Luca Rivoira, che ha detto: Pogba ha detto di essere disposto a ridursi lo stipendio per giocare da noi. Io proporrei di prendere le sue parole letteralmente, farlo giocare fino a giugno e poi magari provare a venderlo creando una plusvalenza interessante come accaduto con lo stesso Pogba anni fa. Questa è una cosa secondo me un po' più complicata, secondo me anche un po' tardiva, nel senso che francamente è vero che lui è uno di quelli che ci mette i soldi, quindi può parlare. Però vi dico la verità, ormai è tardi, ormai credo che la macchina operativa verso quello che è la risoluzione contrattuale del contratto appunto di Pogba sia andata ormai, si sia attivata e quindi è difficile poterlo pensare così. E infine chiudiamo con l'intervento di Pierangelo Carnevali, che si è soffermato sul concetto di brand Juventus e ha detto: entrare qua e sentirmi spiegare cos'è la Juventus mi ha dato molto fastidio. Il club è fatto da noi azionisti e dai tifosi e deve vincere, ma deve anche essere difeso. Si sta facendo una guerra dal punto di vista bilancistico e forse anche legale. Ma di sicuro una cosa la state sbagliando, non ci state difendendo in TV e sui giornali. Ancora una volta un altro attacco fortissimo contro la società, che continua ad essere oggetto di critica in virtù del fatto che non difende appieno la società, o meglio, non tanto la società, quanto la Juventus, intesa come essenza e soprattutto intesa come azionisti, prima di tutto, dal suo punto di vista, e tifosi. Molto spesso le cose combaciano, non sempre. Sono attacchi pesanti, a mio avviso. Sottolineo quello che è un clima che da tempo si respira, cioè una Juventus che è una Juventus, tifosi di Juventus e azionisti, anche a questo punto, la Juventus che non si sentono tutelati. Allora voglio sapere la vostra. Cosa ne pensate e soprattutto cosa pensate di quello che dicono gli azionisti? Parliamone qui sotto, nei commenti.